Se vuoi acquistare crediti veloci, sicuri ed economici, passa da IG Volte e applica il codice coupon MALATI15, tutto in maiuscolo, link in descrizione. Bella a tutti amici di Noi Malati di Foot, io sono Evelio che ci sono qui con una nuovissima review. Ho deciso di portarvi James Rodriguez in versione in form. Costa circa 230.000 crediti, ha un workless normale, ha 3 stelle piede debole e 4 stelle mossa abilità. In 12 partite mi ha fatto 7 gol e 5 assist. Iniziamo subito dalle stats che sono presenti sulla carta. Presenta un 79 di velocità, un 88 di tiro, un 86 di passaggio, un 87 di dribbling e un 75 di fisico. Come attaccante in game presenta un overall pari a 86 e come creatore 84. Io devo dire che l'ho approvato sia in posizione da T che in posizione da COC, sia il COC sia nel 4-3-4 sia nel 4-4-2 col rombo. Ha una velocità che non è male, che è un 79, che si scompone in un 79 di accelerazione e un 79 di spring speed. Un dribbling che è veramente ottimo, il suo controllo palla con un 87, poi presenta un 89 di dribbling in game, che quando ha la palla al piede assieme al controllo palla riesce veramente a superare con semplicità l'avversario, ed anche un 84 di agilità. Il tiro è un po' un'incognita, perché a volte mi ha sbagliato gol semplicissimi, a volte mi ha segnato dei gol veramente molto difficili. Ha un 84 di posizionamento, un 86 di finalizzazione, che per me è molto di meno, un 88 di potenza di tiro. E le punizioni mi sono piaciute tanto in questo giocatore, e alcune volte, anche se mi sono sembrate parecchio poco precise, a volte mi sono sembrate veramente potenti e con quella giusta precisione, come potete vedere dalle clip che ho messo. Grazie al suo work rate lui si andrà ad inserire molto fra le punte, anche se ha solamente un normale. Il fisico ha una buona stamina che è pari a 77. Per essere un centrocampista centrale non è che debba correre tutta la partita, però comunque riesce a rimanere sempre con una buona stamina fino al 90esimo, e poi ha un 73 di forza, che comunque gli fa superare la prima spallata di un difensore centrale che non sia molto fisico, ma comunque un difensore centrale normale, un Barzagli, lo riesce a superare. I rigori sono anch'essi un po' un'incognita, perché a volte mi sono sembrati degli ottimi rigori e a volte mi ha deluso parecchio per la sua precisione, anche se in game ha un 82, secondo me è più un 79, a volte però sembra anche di più. I passaggi mi sono piaciuti molto, i passaggi filtranti alti, e come potete vedere dalle clip è a un 86 di passaggio in game, sulla carta, con un 89 di visione, un 86 di cross e un 82 di punizioni, un passaggio corto di 86 e un passaggio lungo di 81. A me sinceramente sono piaciuti di più i passaggi lunghi. I tiri a giro di questo giocatore non mi sono piaciuti per niente, poiché avendo solamente un 83 di giro sia nei passaggi che nei tiri mi ha dato parecchi problemi. La palla non girava quanto doveva bastare per buttarla in rete. Questo qui è un giocatore che secondo me non vale quello che costa, poiché a questa stessa cifra si possono comprare giocatori del calibro di Pjanic Sif, che si trova anche a molto meno, sui 150.000 crediti, De Bruyne nella prima versione in forma, e quindi non sono sicuro che sia la migliore alternativa per il suo prezzo. Quindi non ve lo consiglio pienamente, però comunque non sto a dire qui che sia un giocatore scarso. Comunque ho deciso di dargli un voto 7, perché come vi dicevo, secondo me non vale quel che costa, ma vale sicuramente la metà. Però comunque non sto qui a dire che sia un giocatore scarso, e per questo gli ho comunque dato 7. A volte è macchinoso, non sempre, però a volte mi sembra poco reattivo, un po' macchinoso appunto. La finalizzazione
che ha un 86 in game e mi sembra molto molto più bassa. Comunque ha un tiro al volo che è una cosa impressionante con un 93, e quindi il tiro al volo me lo sono sentito di inserirlo fra i pro. E anche quel controllo palla di 89 che assieme alla sua agilità gli permette di tenersi il pallone in mezzo ai piedi. Se questa review vi fosse piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Bella a tutti e alla prossima.